A Imperia che cosa succederà? Ci è stato chiesto urgentemente di mettere a disposizione qualunque sito nella disponibilità del Comune di Imperia, perché premetto che i migrati a Imperia durante l'anno arrivavano già, e tutte queste operazioni di identificazione, fotosegnalazione e analisi venivano effettuate in luoghi differenti, tra l'altro esponendo gli operatori a dei rischi, gli operatori che effettuano questi, che effettuano questi controlli, e anche i cittadini, perché comunque se queste persone vanno in questura per la fotosegnalazione, vengono trasportate in un altro luogo per fare le analisi, noi abbiamo un problema di sicurezza, perché non sappiamo se queste persone hanno delle malattie infettive o meno. Quindi la prefettura ci ha chiesto di identificare un luogo per fare tutte queste operazioni in un unico luogo su persone che arriveranno qua tramite pullman. Noi abbiamo identificato con urgenza, perché c'è un'urgenza che deriva da un allarme sanitario, i box che sono all'ingresso del campetto